Babbo. Fisso. Questa è la Basilica di Sant'Eustorgio. È un po' un esempio, vedrete che è un po' un esempio di come a Milano l'arte si consuma. Perché qui c'era qualcosa dal IV secolo d.C. tra restauri, adesso vedremo dopo come è cambiata completamente la facciata. Probabilmente di quello che c'è nel IV secolo è rimasto quasi niente, anche se vedremo dietro l'altare qualcosa di molto antico. Quindi questo, il primo punto è questo, l'origine è il IV secolo, quindi è già passato un secolo dall'editto di Milano che consente ai cristiani di professare. Scusa, stai parlando del 1300 o del 300? Scusa, se ho detto che è passato un secolo, che il IV secolo d.C. è passato un secolo dall'editto di Milano, l'editto di Milano è del 313 d.C., quindi sia il IV secolo d.C. Quindi è passato un secolo, come ho detto, è passato un secolo da quando i cristiani possono professare liberamente la loro religione. Prima era un po' duro avere delle chiese, perché non, oltre a raderle al suolo, e anche chi ci stava dentro faceva una brutta fine, cioè teoricamente faceva una brutta fine, perché l'impero romano non riconosceva la religione cristiana e non aveva tutti i torti, perché con quelle pagane poteva andare a patti, dicendo vabbè, i tuoi dei sono più o meno i miei, cambiamo nome, ci mettiamo d'accordo, dato che però l'imperatore resta un dio, dato che con quella cristiana questa cosa non è possibile. La cosa non gli stava molto simpatica agli imperatori romani. Ok, quindi origine più o meno IV secolo d.C., quello che è rimasto dell'inizio è poco. Chi è Sant'Eustorgio? Eustorgio I è un vescovo di Milano, il nono vescovo che Milano ha avuto. Gli anni sono il 344 e il 350. È un vescovo che non conosce quasi nessuno, però non è secondario come importanza, perché ha partecipato a due concili della Chiesa che si sono tenuti a Milano, e nel secondo credo che lo abbia proprio diretto, quindi in realtà all'interno della Chiesa nell'Impero Romano aveva un ruolo importante. Era stato chiamato confessor d'Ambrogio perché era uno tosto nel difendere la fede cristiana. Note particolari su questa chiesa: c'è un cimitero, ci sono i resti di un cimitero che oggi non vediamo perché non ho neanche capito bene dove sono. Vediamo i resti di una basilica cimiteriale che è dietro l'altare. E è un caso abbastanza raro questo, che si riesca a trovare, stiamo parlando di ritrovamenti di 1700 anni fa, se non prima, diciamo 1700 anni fa. Poi a un certo punto nei primi del 200, no, nel 1227, la basilica è stata assegnata ai domenicani, quindi non ai cistercensi. Come a San Marco c'era un convento di monaci agostiniani, qui c'erano i domenicani, che un po' come a San Marco avevano tutte e due le funzioni: assistenza ai poveri, ma anche predicazione, quindi dovevano fare un minimo di formazione per andare a predicare. Questo nel 1227 l'arcivescovo Settala assegna la basilica ai domenicani, la basilica ha la sua storia, poi inizia a decadere. Nel 1796 Napoleone prende il convento, che quindi da allora non esiste più, e insomma la basilica decade. Questa basilica è famosa per i magi, vedremo. Il libro che ho qua fa 30.000 pagine per sostanzialmente dire che non è vero niente, io ve le risparmio. Comunque, perché dice, ma nella litania a Costantinopoli non si parlava dei magi che erano là. Cioè lui ipotizza addirittura che sia stata una truffa fatta al Barbarossa, se gli ha fatto credere che erano quelli, perché si usava requisire le reliquie di santi, erano a protezione delle città, quindi chi conquistava una città cercava di portarle via. Quindi lì un'ipotesi è che gliel'hanno raccontata, quello ci è cascato e ha portato via questi qua, che chissà che magari erano due panettieri della zona. Vabbè, questa è più o meno
la storia. Una domanda, questa è più antica, è stata costruita prima della Basilica di Sant'Ambrogio? Credo che sia successiva, successiva. E dopo, diciamo. Sì, qui purtroppo abbiamo un libro che parla di questa basilica che ha un grosso problema. Ogni tanto l'autore prende e va per conto suo. La torre? No, l'autore. Ah, l'autore. L'autore prende. No, non ci sono torri nei libri, cioè che girano nei libri. Cioè l'autore si mette a parlare di un'opera, inizia per 10 minuti a dire. Ah, e pare che sia di questo, ma assomiglia a un'opera di questo. Finiti 10 minuti, finisce di parlare dell'opera e si è dimenticato di parlare dell'opera. Cioè, elementi tipo la data, che cosa significa l'opera. No, però è rimasto mezzo. Perché è di questo autore, ma vedo la mano qui di quest'altro autore. Quindi si è dimenticato di mettere la data di costruzione della chiesa. Cioè, quello per lui è secondario. Ha fatto tutti. Quindi io mi sono un po' arrangiato, però questa è la prima visita che facciamo qui, molti di voi non l'hanno mai vista, quindi alla fine cerchiamo di cavarcela con sto libro qua, anche perché non penso che ci sia moltissimo altro.